quante volte si è gridato mai più alla brutalità della guerra. Tutto inutile. Tanti altri muri, reali e ideologici, sono invece stati eretti, muri che dividono le persone in base alla ricchezza, alla provenienza, alle religioni e all'orientamento sessuale. Donne e bambini che cercano di salvare le proprie vite in un altrove, non importa quale, sradicati dalle proprie terre. Inizierei proprio rivolgendomi ai bambini, perché è bellissimo il loro cartellone, giuro che non ci siamo messi d'accordo, che rappresenta bene quanto diceva Don Tonino, ossia la bellezza della convivialità delle differenze. Quanto invece bello e gioioso un mondo a colori, con i colori dell'arcobaleno, con tanti volti, con tante lingue, culture, dove ciascuno si impegna ad accogliere, amare e dialogare. È il tema che gustiamo anche in questi anni, mille anni di storia. Un po' tutte le epigrafi rimandano a questa storia molto lunga, che è una storia che dice di pace, del desiderio di unità, di comunione. Che batte sul campo di pallone, è terra e polvere che tira dentro, e poi magari chiama con te, ma allora chiese il quadro, le fame, le scale, e cruce più le lise, le lature, vedo un pallone che sembrava svegliato, tanto al piede di maniera incollata, e torna l'aria, l'ho senza guardare. Altruismo dalla fantasia, thank you.
Tra cui non ti mangio, 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 non